Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, questa sera una nuova eliminazione al Grande Fratello. Sembra ormai che per uno dei tre nominati, una donna questa volta, non ci siano speranze. Stiamo parlando di lei, Valentina Modini. Sembra ormai che sia destinata a uscire proprio questa sera, ma attenzione, potrebbero esserci dei colpi di scena. Alfonso Signorini potrebbe decidere anche di cambiare le sorti del gioco insieme agli autori, potrebbe decidere infatti di non eliminare Valentina o inventare un altro televoto per giovedì, anche se orientativamente l'andazzo è togliere più concorrenti possibili, perché questi concorrenti sembra che non creino dinamiche e sono molto statici. Alfonso Signorini e gli autori sono disperati, anche se le prime coppie si stanno formando. Abbiamo visto Beatrice e Giuseppe Garibaldi, abbiamo visto anche altre simpatie, ma ancora nulla di così concreto. Amici di Nova News 24, vi diciamo inoltre che nei sondaggi saldamente al comando c'è lei, Grecia Colmenares, con oltre il 50%, punteggio altissimo. Poi c'è Anita, che comunque ha una fettina di pubblico che l'apprezza per quella che è, ovvero diretta, e non è sicuramente una concorrente che non le manda a dire. Poi, oltre Anita, in ultima posizione c'è Valentina Modini, che è contro Anita e contro Grecia, non ha addirittura scampo. Se fosse andata al televoto con qualcun altro, vedi ad esempio Arnold, aveva qualche possibilità di salvarsi, ma adesso proprio Valentina, che sa di essere una delle più deboli, infatti ha anche discusso con Arnold recentemente per essere stata nominata, perché probabilmente sa che l'unica speranza per salvarsi era affrontare qualcuno meno forte, ma Anita e Grecia sono troppo forte e non c'è speranza. Amici di Nova News 24, vi diciamo quindi questa sera che probabilmente la meno votata sarà lei, Valentina Modini, e la più votata Grecia Colmenares, che potrebbe addirittura avere anche l'immunità. Diteci cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su, diteci il vostro preferito e seguiteci sempre su Nova News 24.